Carla Panzino, ormai da più di 20 anni c'è questo Babbo Natale del Carabiniere, ormai un appuntamento fisso. Eh beh sì, un appuntamento, perché è lo storico Babbo Natale Carabiniere dell'ospedale. Siamo stati proprio i primi ad avere 19 anni fa col colonnello Carideo questa idea, e ci teniamo a portarla avanti perché per noi è importante portare gioia e mostrare un'unione di territorio. Come tutti gli anni i carabinieri raccolgono fondi per i nostri progetti a favore dei bambini ospedalizzati, e ci sembra opportuno essere qui in chirurgia pediatrica perché è l'unica dell'Abruzzo. Qui vengono tutti i bambini abruzzesi per gli interventi, per le patologie anche abbastanza gravi, e quindi ci informeremo per vedere quello che possiamo fare, come abbiamo sempre fatto. Una grande felicità poter stare insieme a persone che amano i bambini, che aiutano i bambini, sia dentro l'ospedale che fuori. Quindi un grande senso di solidarietà che è importante, e ci auguriamo di avere sempre i nostri partner vicino per portare gioia, sorrisi, anche progetti molto importanti all'interno dell'ospedale. Generale, una bella iniziativa che si ripete ormai ogni anno, il Babbo Natale del Carabinieri. Un modo davvero bello, importante, di essere al fianco di chi soffre oggi. Sì, veramente davvero, davvero una bella iniziativa, per me è la prima volta, so che sono quasi 20 anni che si ripete. Quando mi è stata offerta questa opportunità non ho esitato, è un modo diverso di essere vicino alla gente, di essere tra la gente, e in questo caso siamo vicino forse alla parte più bella della popolazione, in questo momento una parte, in questo caso, di bambini che sono un po' in difficoltà. È una grande gioia, un grande orgoglio poter donare a loro un sorriso e un momento di serenità, e di questo sono veramente contento. Oggi siamo, almeno personalmente, sono entrato in contatto con questa associazione, la sto conoscendo, e fa veramente un lavoro molte volte non evidente, non appariscente, ma secondo me molto importante, e soprattutto un lavoro che dà veramente una mano alle persone che sono in difficoltà, in questo caso i bambini.